Ecco, Piergiorgio, prima di passare a parlare di cucina, no? Tu sei insegnante di filosofia, allora mi colpiva questa cosa che diceva prima Amedeo, che diceva una volta, no? Si seguiva la ricetta, si toglieva l'aglio, e si usava un po' quello che c'era, questa era la raccolta differenziata, si quasi inventava dei piatti a partire da quello che si aveva a disposizione. Allora, è una questione di creatività, cioè oggi con tutto quello che raccontava prima Amedeo ci siamo uniformati e quindi siamo talmente uniformati che abbiamo bisogno di seguire fino all'osso le ricette. C'è una domanda da milioni di euro questo, Marco, scusami. È difficile rispondere, nel senso che partendo da quello che diceva Amedeo, allora intanto giustamente è una situazione così un po' particolare rispetto ad altre serate e altre conferenze. Stiamo parlando di cibo, l'assessore prima ha detto che il cibo fa parte della nostra dimensione quotidiana con cui ci confrontiamo ogni giorno e quindi c'è anche un rapporto difficile da gestire, cioè è qualcosa di scontato. E quello che è scontato, quello che in qualche modo funziona con l'abitudine, rischia sempre di degenerare, quindi bisognerà ritornare, come diceva Amedeo, alle buone abitudini, sane abitudini. E questo non è facile. E proprio discutendo quella sera, Marco, ti ricordi, noi abbiamo detto questo, che è veramente una scommessa parlare di avanzi e poi parlare di ricette, ricette raffinate, di creatività, di estetica. Sappiamo benissimo che l'importanza dell'apparenza esteriore, il gusto, come dire, della messa in scena è fondamentale per il piatto, cioè si mangia con gli occhi. Allora, parlare di avanzi e parlare di mangiare con gli occhi, di estetica, è davvero una scommessa. Lavorare con pisellini freschi, le punte di asparagi, uova di serie A e via dicendo, cioè, con materie prime già buone di partenza, è facile. Allora vanno bene anche i ricettari, va bene anche così l'invenzione immediata, cioè, ma lavorare con gli scarti comincia a diventare un'esperienza nuova. Noi parliamo di queste cose con una certa disinvoltura perché io e Amedeo abbiamo scritto il nostro primo libro nel 2002, Isola della Cuccagna. Poi vi mostreremo che non stiamo raccontando frottole e noi già allora, anzi io devo dire io copiando da Amedeo che è più giovane di me e lui dice di essere vecchio, ma però sono vissuto in un ambiente diverso, ecco, non leggere il Seciaro. Quindi devo anche parlare in italiano perché lui mi ha rubato la lingua. Allora, per par condicio parlo in italiano, però cioè, parlerei molto volentieri di dialetto, però vero, abbiamo detto che per par condicio il filosofo parla in italiano, insomma, dai. E allora, noi abbiamo preparato una serie di piatti, si chiama Isola della Cuccagna. E cos'è l'Isola della Cuccagna, se ci pensate un attimo? È proprio tutto questo, no? E una volta non si poteva parlare di scarti, perché i poveri sognavano di mangiare. I poveri sognavano di mangiare. Il pane che si buttava via, quello bianco, i poveri sognavano di mangiarlo. Io sono figlio d'arte, nel senso che sono figlio di un pasticcere che faceva anche il fornaio, però lui non faceva soprattutto il pasticcere. Però sono stato concepito in un tetro a un forno, tanto per capirci. E quando lui diceva i 5 kg, io ricordo benissimo nel 60 le famiglie consumavano 2,5 kg di pane, mediamente, quindi quintali di pane al giorno. Nell'arco di 20 anni, fine anni 70, la popolazione è cresciuta del 30% e il consumo di pane è diminuito del 40%. Si vendeva farina gialla perché i contadini nei campi non producevano più perché andavano a lavorare in fabbrica, quindi non c'era più la farina gialla. Quindi vedevamo farina gialla, poi è scomparsa anche quella, i carboidrati fanno male, il pan fa male, vi dicendo.
e poi c'è parte, e lì, boh, grissini in quantità, crackers, e poi invece poi c'è stata la risalita negli anni 80 con le boutique del pane, con le boutique del pane, e una produzione forsennata di mais marano, anche lì inflazionato, che però non è più polenta, ma si chiama crema di mais, e voi mi andate e dite cosa sarà poi questa crema di mais. Quindi è veramente un mondo che rispetto a questo problema cibo presenta queste forti controtendenze, tra virgolette, no? Dei periodi. E adesso si è ritornati a mangiare il pane, solo qui è proprio una riflessione mia personale. Un tempo i contadini per secoli erano mangiati pane nero, segale, i ricchi mangiavano pane bianco. Poi a un certo punto, anni 80, oltre a questa svolta, chiamiamola, no? Come chiamerebbero i filosofi, tipo Heidegger, questa svolta, le signore, la borghesia, hanno cominciato a dire che il pane buono è quello nero, quello di segale, e hanno convinto ad aprire, perché è stato questo il punto, decine e centinaia di punti di erboristerie che vendono il pane nero, dicendo che quello erano bei tempi in cui si mangiava veramente il pane nero, ma i milioni di contadini dal Medioevo al giorno d'oggi, pane nero, se potevano, non lo mangiavano, e quindi è diventata una moda, è diventato un modo di pensare, e quando qualcosa è buono da pensare, diventa per forza buono da mangiare. Questi sono i meccanismi. Allora, noi abbiamo cominciato 10 anni fa questa sfida e abbiamo detto che è possibile veramente, come dire, produrre nuove pietanze, piatti ricercati, nuovi sapori e piatti anche esteticamente belli. Può sembrare una contraddizione, cioè voglio parlare di estetica e di scarti, ma non è così. Apro una parentesi e la chiudo, noi filosofi sempre così, apriamo una parentesi, poi ci smetteremo, però apro una parentesi e chiudo. Prima di occuparmi di cucina veramente a pieno tempo, mi occupavo di antropologia in generale. In particolare mi sono occupato per 10 anni, ho fatto studi, ricerche, di un'azione dell'uomo che dovrebbe essere quotidiana, donare. E ho pubblicato un libretto che è Doni e donatori, mi ricordo anche più 1996, vero, e lì scrivevo questo, era il tempo in cui Sarajevo veniva bombardata e facevamo raccolta di riso, pane, di scarti, di avanzi, se avete qualcosa che avete avanzato portate che... E io so di aver proposto, ma non dobbiamo dare solo, cioè l'uomo non è solo ciò che mangia, come sostiene uno dei grandi filosofi che si chiama Feuerbach, di cui magari poi parleremo anche, l'uomo è ciò che mangia. C'è anche il momento della gioia che è dato da un dono, che va al di là della pura sopravvivenza. Ho detto, mandiamo anche qualche scatola di saponette profumate. Sono state accettate, poi l'ho scritto nel libro, sono state accettate. Cioè, per capire che dobbiamo imparare anche a donare, non solo a mangiare, a riempirci la pancia, a consumare, ma dare, come dire, importanza anche al momento, in questo caso estetico, al momento estetico. Quindi ecco, noi abbiamo cominciato a lavorare sugli avanzi, sugli scarti, cercando anche di produrre. Adesso si potrebbe andare avanti all'infinito. Io comincio a mostrarvi delle cose che abbiamo fatto con Amedeo, così potete vedere proprio concretamente cosa si può fare con questa sera. Come dice Amedeo, lui naturalmente, proprio perché proviene da quella situazione, lui pensava arrivassero 50, però dentro lui ha detto, ma se ne arriva 100, anche no, per 100. E che secondo me sono più di 100, Amedeo, però insomma faranno un assaggio. Sì. I gamagnani. I gamagnani. Allora, in maniera molto disordinata, perché poi non vuole essere volutamente una lezione frontale. Partiamo da una storia che io e Amedeo abbiamo inventato tanto tempo fa e che è diventata questa. Il costo di tutta questa operazione è di 2,49 euro. Allora,
andate dal macellaio di fiducia e vi fate dare un chilo di ali e poi astro, 2,39 euro. Plata del forno, carta forno, rosmarino, salvia, sale grosso, 200 gradi, vedevo. Sì. 200, poi lui spiega meglio di me, 200 gradi per un'ora abbondante, senza olio né niente, butta fuori quindi tutto il grasso. Il risultato è questo, le ali cotte, e, che però le vedete sono un po' smembrate. Intanto nel frattempo ho preparato la carota, il sedano, la siola, l'alloro, il rosmarino con i fiori, adesso è fresco. Perché cosa ho fatto nel frattempo? Nel frattempo ho pensato che la sera devo mangiare, che devono mangiare anche la mia consorte, il mio figlio, e ho preparato tre piatti così, con la parte più carnosa dell'ala, la parte più carnosa, la vedete, 1, 2, 3, ho messo un po' di soncino, due carotine, e questo è un secondo di carne bianca, poi parleremo anche di salute rispetto al recupero. Quello che ho avanzato l'ho messo in pentola e lo riempio d'acqua, 10 cm sopra i prodotti, sempre con le carote, la carne e dicendo, lo faccio bollire per 3 ore. A metà cottura però, perché ormai si sta avvicinando la sera, devo farla mangiare, bisogna preparare anche un primo, perché adesso basta solo un antipasto, primo e secondo. E allora, eccolo qua, preparo un bel risotto con... naturalmente i pisacantesi dell'orto, basta usare i fiori, buonissimo, e lo insaporisco con cosa? Se arriva da prima, ve lo mostro, qua in cima vedo i geossi, ossi con dentro il midollo, quando prese foto in forno, voi preparate il vostro risotto col midollo, saporitissimo, e mi dia anche tutti i tocchettei sola, vabbè, colesterolo, ma vabbè, insomma, per cucina in avanti permette anche questo. Però nel frattempo, naturalmente ho usato il brodo per fare e lascio andare. Mentre va verso la fine, tiro fuori la carne, la disosso perché si è bollita, e vado in frigorifero, così mi lavoro stai formaggio, tocco di limone, un uovo, panbecio e la solito vasetto di olive nere che non si consuma mai, e decidevo, no, Medeo, la sera, detto, beh, sta attento Giorgio, faremo 4 polpette e lo trasformiamo in un antipasto, ed ecco le 3 polpettine con l'antipasto e con le erbette profumate, sempre presenti, dove anche queste sono fondamentali, per fare cucina di avanzi bisogna essere preparati, cioè bisogna studiare. No ricette, bisogna inventarsi, capire che le erbette profumate, il timo, e la maggiorana e il porro, vi dicendo, fa bene, mangiati quello lì. E naturalmente nel frattempo il brodo, perché tutto si è partito dal fatto che con le ali dovevano fare i dadi di pollo. Alla fine allora il risultato è questo, dentro alla vaschetta 14 bei dadoni di brodo concentrato, un po' di erbette, e voi con 2,59 euro avete fatto tutto questo. Cioè, questa è la cucina degli avanzi. Questa è la cucina degli avanzi, che ha richiesto tutto questo proprio pensamento da parte mio e suo. E lui diceva, fa questo, non meglio fa quello, va, metti in questo modo. E al di là insomma della capacità, comunque insomma, sono piatti che, come vedete, godono anche dell'evento estetico, volutamente creati. Con gli spazi bianchi, con gli spazi vuoti, gli spazi pieni, cioè tutte le, tra virgolette, quelle che sono le tecniche di costruzione di un quadro. Era Pasqua, allora è finito, da qualche parte non questo. Vabbè, questo ad esempio, ecco, Natale. A Natale
mia cognata ha fatto i ceci, come per tradizione, e l'altro mio fratello ha cucinato il pesce, non sa, pesce e ceci, masenai i ceci, con un po' di pecio, e questo pesce che già filetti di sogliola, fatto quattro polpette e viene fuori una bella crema di ceci con, tra l'altro non fritte, ma cotte in forno sempre, quindi non viene mai friggere, se cucina in forno con un po' di olio, carta forno e si evita i cosiddetti grassi insaturi. Se poi arrivano sa, le foglie esterne, quattro rose per terra, il radicchio esterno, costruì un quadro così, un piccolo capolavoro fatto di colori, per esempio, per semmai anche qui oggi si dice sempre Medeo. E chiudo qua, ultima, giusto per, forse su questo, eccola qua. Allora, proprio l'altro, si può trovare lunedì scorso, giovedì avevo in un corso di cucina, e questo già era, quello già era a casa, in tutte le vostre famiglie, vero? Topo di colomba avanzata, il mezzo uovo, la ciara di uovo, che per com'è che via ciara di uovo? Perché la colomba la vi serviva con lo zabaglione, perché se si non ha mai in bisogno, come dice Medeo, si fa anche lo zabaglione. E poi naturalmente le arance che ho usato per fare la colomba. Elabori tutto questo e esce questo. E cioè un soufflé di colomba con la cioccolata fusa, una bella goccia, con dentro la marmellata fatta con scorze, perché con le bucce d'arancia un po', me l'ha insegnato l'amico Magliaretta che qua in fondo, la vera marmellata di arance si fa con le bucce, perché scoprivo che ad esempio questa sostanza bianca che è sotto, sì è vero un po' marognola, ma ha una funzione digestiva incredibile. E in più riesce proprio ad ammortizzare alcuni prodotti nel nostro intestino, favorendo proprio la digestione. E questo è il risultato proprio gli avanzi. Natale, e questo è il primo piatto che abbiamo confezionato io e Medeo. Allora, a Natale si avanza la lingua, e poi a Capodanno si mangia l'uva rossa. E però i ricordi dell'autunno passato, i funghi. Allora prendete la lingua, guardate se l'identità del piatto, c'è la lingua, c'è l'uva rossa e c'è lo champignon, un filo d'olio, erbette profumate perché servono non solo per gli oli essenziali che servono a digerire, è vero il supporto è straordinario perché questo qua è un piatto che da solo, non so, l'abbiamo avuto in prestito da una bottiglia che ha detto ve lo presto perché poi, e ne è uscito questo antipasto fatto di avanzi di Natale, servito come antipasto l'ultimo dell'anno. E la colomba a Pasqua, a Natale il panettone, stesso procedimento, con la marmellata dei cachi, si prepara la marmellata di cachi e si prepara per Natale, in modo che con gli avanzi di panettone si fa questo. Potremmo continuare come dite all'infinito, compreso questo fatto con le foglie di radicchio trevigiano esterne, che diventa addirittura una bavarese di radicchio di Treviso. Basta, mi fermo. Ecco, poi ormai quando abbiamo finito parliamo. Se no che vi infame. Se no che vi infame, se è vero.